Milano è il cuore dell'economia italiana. Una città che non ha mai smesso di cambiare, con un tessuto produttivo sempre in crescita. Con più di 3 milioni di abitanti e 800.000 pendolari, Milano si appresta a vivere un futuro importante, accettando la sfida della sostenibilità. La mobilità è forse la parte della vita urbana già proiettata nel futuro. E Milano da questo punto di vista è all'avanguardia, perché lo sharing, sia legato alle automobili, che legato agli scooter, che legato alle biciclette, ha delle percentuali altissime. Questo apre grandi prospettive anche alla mobilità urbana. Io credo che l'equilibrio tra un sistema di trasporti pubblici efficiente come quello milanese, come quello che diventerà quello milanese con la M4, con la Circle Line, e un sistema di sharing diffuso può cambiare il modo di muoversi. Ma come cambia con la nuova linea blu la mobilità quotidiana? E quali nuove opportunità nascono per Milano con la trasformazione di Linate in scalo urbano? Una vera e propria porta aperta tra la città e il resto d'Europa. La linea 4 è una linea metropolitana interamente in sotterraneo che collega l'estrema periferia ovest della città con l'aeroporto di Linate, dove ci troviamo in questo momento, attraversando il centro storico. Per attraversare l'intera linea dalla periferia ovest di Milano e arrivare all'aeroporto di Linate ci vorranno circa 30 minuti, poco più di 30 minuti, mentre in poco più di 10 minuti sarà possibile raggiungere l'aeroporto di Linate dalla stazione di San Babila in pieno centro storico. Più di 15 chilometri di tunnel, 21 stazioni e una messa in opera di anni sono numeri impressionanti e dal forte impatto. Ma Milano è una città che non può fermarsi. E per evitare disagi ci sono strategie e tecniche all'avanguardia. In questo momento stiamo assemblando la TBM. Una volta completata tutta l'installazione, avremo un gigante meccanico di 100 metri di lunghezza, con un diametro di scavo di 6,7 metri e un peso totale di 500 tonnellate. Questo che abbiamo davanti è il sistema dei nastri. Il sistema dei nastri è essenziale perché permette di convogliare il materiale dal fronte di scavo fino al punto in cui ci troviamo, quindi permettendo evidentemente di sottopassare alla città senza alcun impatto con il traffico di superficie. Contemporaneamente alla fase di tunneling si provvede alla realizzazione delle stazioni con la costruzione dei diaframmi, ovvero delle pareti perimetrali sotterranee. Vari diaframmi messi assieme completeranno il perimetro della stazione stessa e a quel punto si provvederà alla realizzazione degli scavi e della scatola vera e propria della stazione. Qui ci troviamo alla stazione San Babila. Come potete vedere, il cantiere si inserisce in un contesto fortemente urbanizzato. Per mitigare l'impatto acustico, su tutto il perimetro di cantiere è stato installato un sistema di pannelli fonoassorbenti ed è importante monitorarne l'efficacia. Ecco perché il monitoraggio ambientale prevede una serie di controlli non solo sulla componente ambientale e rumore, ma anche sull'atmosfera, sulle acque sotterranee, sulla vegetazione, sul traffico. I dati di monitoraggio ambientale vengono resi disponibili in una piattaforma informatica a tutti gli addetti ai lavori in tempo reale. Anche l'amministrazione pubblica ha a disposizione questi dati, che può a sua volta divulgarli alla cittadinanza. Su molti aspetti Milano è già una metropoli allineata con le principali città europee, per esempio sulla raccolta differenziata, dove siamo anzi tra i primi in Europa. Questa è la sfida, cioè di una città che prosegue, va avanti nel futuro, si modernizza, migliora e qualifica i suoi sistemi di mobilità, ma al contempo non lascia indietro nessuno. Come da tradizione, Milano sa unire innovazione e generosità sociale ed è grazie a questa capacità che può guardare positivamente al futuro.